4 marzo 1979. Giovanni Paolo II promulga la sua prima enciclica, Redemptor Hominis. Poco più di 4 mesi sono passati dall'elezione, da quando in una tiepida serata ottobrina 200.000 persone raccolte nell'abbraccio del colonnato del Bernini hanno ascoltato scandire dal cardinale Felici un nome per la stragrande maggioranza del tutto inaspettato: Carolum Wojtyła. E nuovo è il volto di chi poco dopo appare sul balcone della Basilica per dire che è stato chiamato da un paese lontano. Ai tempi della Cortina di Ferro la Polonia appare davvero lontana, ed il primo slavo sulla cattedra di Pietro suscita in tutto il mondo nuova attenzione, rivolta alla sua persona, ma anche alla Chiesa Cattolica. Papa Wojtyła da subito comunica a ogni uomo ciò che più conta, la verità del Vangelo, la buona notizia. Nei 4 capitoli della sua prima enciclica sviluppa un tema enunciato già nel primo rigo del testo. Il Redentore dell'uomo, Gesù Cristo, è al centro del cosmo e della storia. In Cristo, per Cristo, Dio si è rivelato pienamente all'umanità e l'uomo ha acquistato piena coscienza della sua dignità. Il Vangelo non conosce latitudine e longitudine. E missione del Papa è portare il Verbo in ogni angolo della terra. Centrale nella geopolitica wojtyliana è il rifiuto della divisione del mondo fra est e ovest, fra nord e sud. Ad ogni angolo della terra l'annuncio che Carolo il Grande porterà, anche di persona, è il medesimo. L'unico orientamento dello spirito, l'unico indirizzo dell'intelletto, della volontà e del cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore dell'uomo, verso Cristo, Redentore del mondo. A Lui vogliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c'è salvezza. Rinnovando l'affermazione di Pietro, Signore, a chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Forte della sua esperienza di perseguitato per causa della fede, convinto del primato della cultura sull'economia e sulla politica, Giovanni Paolo II passerà davanti alle telecamere in mezzo ai suoi giovani con tratto cordiale e vigoroso, infondendo sicurezza e fiducia. Il suo sguardo sarà rivolto verso i piccoli, i potenti, gli scettici, i sofferenti, sempre con un'immediata, rispettosa, intima vicinanza ad ogni uomo, vedendo in ciascuno il volto di Cristo, Redemptor Hominis, Redentore dell'uomo.